Dopo aver visto come creare una galleria fotografica con Windows Live Writer, vediamo come si possa creare anche un elenco suddiviso in tre colonne o anche in quattro colonne, insomma in più colonne. Questo è, dal punto di vista tipografico, si vede molto spesso, per esempio le classifiche di calcio sono quasi sempre su due colonne, per fare un esempio, ma elenchi suddivisi su più colonne possono servire in molti casi. Si utilizza questo programma proprio perché ci dà la possibilità di usare quelle che si chiamano le tabelle. Andiamo su tabella, una riga, tre colonne, 600 pixel, e qui si vede le tre celle che sono visibili qui adesso sul layout, ma diventeranno invisibili quando poi si andrà a postare. Per inserire un singolo elenco si va su Home, qua, per esempio link 11, link 12, link 13. Poi si mette il cursore nell'altra cella, si mette link 21, link 22, si va su invio, link 23 nella terza cella, sempre su questo, link 31, link 32, link 33, e questo è l'elenco. Se volessimo inserire dei collegamenti, andiamo qua, collegamento testuale, e incolliamo un collegamento, diciamo www.veper. Copiamo, si può mettere qualsiasi cosa, e qui lo facciamo con tutti naturalmente. Ora, non è obbligatorio inserire dei collegamenti, però se poi adesso noi andiamo su origine in basso, vediamo se riesco a spostare, ecco qua, questa è origine, si vede tutto l'HTML che poi può essere copiato in un elemento pagina HTML JavaScript. Se si va su modifica si rivede l'aspetto normale. Questo elenco può essere anche personalizzato inserendo un sottofondo, inserendo un colore per i link normali, un colore per i link visitati, un colore per i link puntati con il mouse. Io ho inserito qua dello stile, del style. Ho creato la classe elenco, ho messo un colore di sfondo, un colore al link, un colore al link quando è puntato con il mouse, e se vado su modifica, ecco, vedete che l'aspetto è completamente diverso, si può gestire come si vuole. Andando su modifica si vede che si può per esempio creare un elenco con sfondo nero e con testo bianco, con link bianchi e con link over verdi, ma questo è solo per poi copiarlo questo in un elemento pagina. Si va su origine, poi si seleziona tutto, poi naturalmente il codice dell'elenco dello stile poi lo riporto nel post chiaramente.
si copia e adesso si incolla in un elemento pagina. Per esempio, si va su adesso qui. Ecco, si va sul layout, aggiunge un gadget, per esempio se si mette nella parte finale, cioè nella parte di get footer, aggiunge un gadget, si scende fino a HTML JavaScript, qui si incolla il codice, vedete, si va su salva, poi si va in alto su salva disposizione e quindi su visualizza blog, che scendendo in basso vedete avrà il link, quella serie di link a tre colonne che ho creato. Spero di essere stato chiaro.